Gesù chiama i poveri e semplici pastori per mezzo degli angeli per manifestarsi ad essi. Chiama i sapienti per mezzo della stessa loro scienza e tutti, mossi dall'interiore influsso della sua grazia, corrono a lui per adorarlo. Chiama tutti noi con le divine ispirazioni e si comunica a noi con la sua grazia. Quante volte egli ha amorosamente invitato anche noi. E noi con quale prontezza gli abbiamo corrisposto? Mio Dio, arrossisco e mi sento ripieno di confusione nel dover rispondere a siffatta interrogazione. Pace e bene, fratelli e sorelle. Stiamo ormai al termine del mese di dicembre, questo mese che ci ha fatto celebrare il Santo Natale, ma Padre Pio continua con i suoi pensieri natalizi. Dice oggi in questo pensiero: Gesù chiama i poveri e semplici pastori per mezzo degli angeli per manifestarsi ad essi. Chiama i sapienti per mezzo della stessa loro scienza e tutti mossi dall'interiore influsso della sua grazia corrono a lui per adorarlo. È vero, l'abbiamo visto la notte di Natale, la mattina, nella messa. Chi sono i primi ad aver avuto l'annuncio del Natale? Sono stati i pastori, sono stati gli umili, sono stati i semplici. E allora anche a noi, che siamo semplici, che siamo ultimi, dovremmo almeno essere così umili, il Signore ci dà questo annuncio: oggi è nato per voi il Salvatore del mondo. Padre Pio ci vuol far capire questo, fratelli miei. Vedete, il giorno di Natale, quando si celebra il Natale, noi adulti dobbiamo smetterla di essere adulti. Per capire il Natale dobbiamo farci bambini, dobbiamo farci piccoli. Allora capiremo il Natale. Il bambino davanti al Natale che cosa fa? Si stupisce. Davanti al bambinello che trova nel presepio, che cosa fa? Si stupisce. Davanti a quelle statuine dei pastori, cosa fa? Si stupisce. E chi ci trova dentro la grotta? La Madonna e San Giuseppe, il bambinello. E si stupisce. Lo stupore. Noi, vedete, non sappiamo più stupirci. Non siamo più capaci di dire che bello. Che bello il presepe. Che bello quest'annuncio, ma che bello anche un fiore. Noi non siamo più capaci di fare questo, perché non siamo più semplici. I pastori accorrono, dopo l'annuncio degli angeli, accorrono e portano doni al bambino, che erano necessari per il nutrimento della mamma e del padre, perché si sono stupiti davanti a questo grande mistero. Hanno visto questo bambino adagiato in una mangiatoia. Forse loro stessi, le loro mogli, avevano partorito nella casa. Per il Figlio di Dio non c'era posto nell'albergo. Cioè, se noi ci riflettiamo, lo abbiamo già rifiutato all'inizio e contiamo a rifiutarlo ancora noi, fratelli e sorelle. Quando ci comportiamo male, quando non amiamo i nostri fratelli, quando li disprezziamo, quando non diamo a loro un aiuto, quando non siamo più capaci di dire questo è mio fratello. San Giovanni ci esorta dicendo: chi non ama suo fratello che vede non può amare Dio che non vede, perché è tanto facile dire io amo Dio,
È tanto difficile dire amo i fratelli, però i fratelli tu li vedi. E Gesù ha detto: qualsiasi cosa avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, voi l'avete fatto a me. Questo è Vangelo. Padre Pio ci insegna questo, ce lo insegna, ci dà queste esortazioni. Non lasciamo passare questo. Il Signore passa tutti i giorni, ci invita tutti i giorni. Padre Pio ci aiuta con i suoi pensieri, non passino in vano, ma accogliamoli e diciamo grazie Padre amoroso, perché ci aiuti a vivere anche oggi alla presenza di Dio. Pace e bene a tutti.